Gianfranco Bologna del WWF, le volevo chiedere innanzitutto, esistono davvero stili di vita più sostenibili di altri? Certamente che esistono stili di vita più sostenibili di altri, basta che noi facciamo quelli che oramai sono diventati calcoli abbastanza utilizzati a livello internazionale e calcoliamo in qualche modo qual è la nostra impronta per i vari utilizzi di risorse naturali. Non solo, ma anche impronte che collegano l'utilizzo di una risorsa naturale a quella che può essere, per esempio, l'emissione in atmosfera di gas climalteranti come l'anidride carbonica, o per esempio quella che può essere l'impatto per quanto riguarda il consumo di acqua, perché noi abbiamo un'acqua nascosta. Noi pensiamo sempre, quando si fanno le statistiche del consumo idrico, si dice quanto ciascuno di noi consuma di acqua a livello quotidiano, sia per quell'acqua che viene utilizzata per bere, e sia per l'acqua che viene utilizzata per lavarsi, per cucinare, eccetera, eccetera. Ci dimentichiamo che tutti i prodotti hanno nel loro processo produttivo, nella loro filiera produttiva, un consumo di acqua, in molti casi molto elevato. Allora, riuscire a fare questi calcoli, quindi calcolare quella che può essere l'impronta idrica, l'impronta di carbonio. Noi abbiamo messo in piedi addirittura un calcolatore su un sito internet che ci indica, oltre alla carbon footprint, diciamo proprio all'impronta di carbonio, abbiamo fatto anche un calcolatore per quanto riguarda il consumo che viene fatto dalle famiglie quotidianamente o una volta a settimana, 2 volte a settimana al supermercato. Ci abbiamo due avatar, un maschio e una femmina, che vanno a fare la spesa e nel fare la spesa prendono una serie di prodotti e hanno la possibilità, chi segue questo nostro calcolatore su internet, di fare il calcolo del proprio impatto per quanto riguarda il carbonio, per quanto riguarda l'uso di acqua rispetto all'uso dell'alimentazione che viene fatta nell'arco della settimana, dei 2 giorni, dei 3 giorni, dalla famiglia che viene considerata. Quindi è una possibilità di capire e di rendersi conto di come ridurre quotidianamente il proprio impatto ambientale. Quindi una cosa semplice, non la solita difficoltà. Molti obiettano, sì, però è difficile davvero avere una vita ad impatto quasi zero. Questo fa parte dello stato d'animo. Qui entriamo in un campo molto complesso, che è quello più psicologico, di chi ha sempre vissuto e si è anche, tra virgolette, formato in una cultura del consumo. E infatti la grande sfida che abbiamo di fronte a noi, perché assolutamente da questo punto di vista dobbiamo essere molto chiari, da questo problema non si esce fuori, nel senso che, le risorse del pianeta non ce la fanno più ad avere una pressione così forte. Questo è documentato scientificamente, ormai abbiamo una massa di dati ingenti, non ce la fanno più ad avere una pressione così forte da parte dell'intervento umano. Questa pressione viene esercitata sia sulle capacità rigenerative che i sistemi naturali hanno per metterci a disposizione ulteriori possibilità di uso da parte nostra di quelle che sono le risorse che vengono messe a disposizione dai sistemi naturali, e sia per le capacità ricettive, perché il sistema umano interviene nel metabolismo naturale con un metabolismo sociale che consuma risorse e materie prime, le trasforma e in molti casi le produce in termini di inquinamento. Questi scarti, che sono inquinamento solido, liquido e gassoso, come ben sappiamo, ormai hanno raggiunto in moltissimi casi una insopportabilità che non è solo per l'ambiente naturale, ma per la nostra salute. Quindi noi dobbiamo uscire da questa trappola, e quindi chi ha uno stile di vita consumista dovrà lentamente, inevitabilmente, trasferirlo a uno stile di vita più sobrio, più sostenibile, come oggi si ama dire, vale a dire più capace di essere sostenuto e supportato dai sistemi naturali che giustamente ci mantengono, perché senza i sistemi naturali non esiste benessere umano, e credo possiamo sfidare chiunque dei nostri, esatto, telespettatori a dire che no, può esistere un'economia senza uso di risorse naturali. Le risorse naturali sono utilizzate e costituiscono la fonte dell'economia. Avere risorse naturali in salute, ecosistemi in salute, come è stato dimostrato anche da un mega studio planetario interessantissimo, che viene definito proprio l'economia degli ecosistemi e della biodiversità, quindi della ricchezza della vita sulla Terra. Se noi non abbiamo questi ecosistemi in salute, la nostra stessa salute è in difetto. Questo lo vediamo in tutte le aree del pianeta che oramai soffrono in maniera seria. Lei parlava appunto di scarsità delle risorse, andiamo in questa direzione. Quali
qual è il ruolo delle biotecnologie in questo? Quale potrebbe essere? Ma io francamente questo ruolo non lo vedo attualmente, nel senso che oggi credo che nessuno possa dire che le biotecnologie abbiano incrementato la produttività alimentare o che stiano andando in questa direzione. Da un punto di vista scientifico sono cose sempre molto interessanti. Io ho una mia mentalità, una mia formazione, io credo che scientificamente sia utile capire e comprendere al meglio come funziona la natura e anche capire se è possibile in maniera sana intervenire su alcuni meccanismi della natura in senso buono, non in senso negativo. Qui non sappiamo bene ancora se questo sia un senso buono o negativo. Mi spiego meglio, interveniamo su la dinamica evolutiva di sistemi altamente complessi. Non entro nel merito cellulare che non mi compete, ma diciamo da un punto di vista ecosistemico, di ecologia, diciamo, di come sono i funzionamenti degli ecosistemi che sono molto complessi e che vedono una loro evoluzione, diciamo che ci sono preoccupazioni e cautele. La stessa Ecological American Society, che è la più grande società scientifica al mondo, diciamo la più famosa, quella americana, di ecologi internazionali, è cauta, diciamo, da questo punto di vista, perché è chiaro, non abbiamo ancora delle prove concrete di che cosa potrebbe accadere negli ambienti naturali se ovviamente alcune situazioni potrebbero uscire da situazioni confinate, anche perché la natura non è confinabile, quindi è difficile. Però detto questo, è chiaro che ovviamente poi c'è un altro problema, che è il problema di come ci si approccia nella produzione di queste situazioni, di questi prodotti, per quanto riguarda le grandi multinazionali planetarie, che fino ad oggi purtroppo non hanno dato segnali di comprensione. È chiaro che una multinazionale deve fare profitto, nessuno pensa che la multinazionale faccia beneficenza, però come sappiamo oggi ci sono meccanismi molto innovativi e molto avanzati, per esempio di imprese sociali, penso al grande premio Nobel Yunus, eccetera. Ecco, se quel mondo cominciasse a entrare in un'ottica di questo tipo, io sono convinto che anche il grande conflitto che c'è sulle questioni legate alle biotecnologie potrebbe lentamente venire meno. Però ecco, questi gesti si dovrebbero vedere, ecco.